Al nuovo cinema, teatro ed auditorium per la musica Giovanni Santi di Bottega, nel pomeriggio di domenica 7 aprile, è andato in scena Il Barbiere di Siviglia. Un appuntamento portato avanti dall'Orchestra Raffaello dopo la lunghissima tournée svolta in Cina con circa 25 date, che ha così deciso di riproporre al pubblico in collaborazione con il Comune di Vallefoglia e la Filarmonica Gioachino Rossini questo spettacolo nel nuovo teatro, dando così modo di ascoltare ed ammirare musicisti e cantanti di altissimo livello. L'opera è stata realizzata in forma scenica, avvalendosi di dipinti filmati realizzati dal pesarese Giuliano Ferri. Gli stessi sono stati proiettati sul grande schermo e accompagnati dalle note dell'Orchestra Raffaello, che è stata composta per l'occasione da 23 musicisti. Abbiamo fatto Il Barbiere di Siviglia e fino a poco tempo fa qui c'era un campo, ora invece hanno fatto questo bellissimo teatro, ecco, e possiamo portare questa meraviglia al pubblico di Vallefoglia. Il pubblico ha risposto molto bene ed è bellissimo, insomma, portare queste meraviglie italiane dove non c'erano prima, quindi portare a un pubblico nuovo in questo settore e vedere questo entusiasmo, quindi vedere come recepiscono bene, come apprezzano la bella musica. Ecco, Rossini veramente è un genio e questa opera non a caso è una delle più eseguite nel mondo, insomma una delle tra le prime 10 più eseguite nel mondo, ed è bellissimo portarla alle persone, ancora di più alle persone che per la prima volta si avvicinano a questo genere. Speriamo che non sia l'ultima, ecco, per loro, che sia l'inizio di una scoperta di un patrimonio culturale che non conoscevano. Il Barbiere di Siviglia l'abbiamo fatta moltissime volte, l'abbiamo fatta in Cina la scorsa estate, 25 recite, l'abbiamo fatta giù nelle Marche, l'abbiamo fatta in Toscana. Adesso ci prenderemo un attimo di pausa, un attimo di respiro e poi per l'estate vedremo se riproporre Il Barbiere o se fare anche, abbiamo altre idee, ecco, nella nostra mente c'è anche di riprendere Carmen, che abbiamo fatto un 4-5 anni fa, e vorremmo riprendere questa altra grandissima meraviglia francese, e così vediamo un pochino. Adesso stiamo progettando la stagione del prossimo autunno e vediamo, insomma, qui la gente ha risposto molto bene e speriamo che non sia l'ultima opera che porteremo in questo bel teatro, con una ottima acustica tra l'altro.